Adoro un omaggio alla città che ci ospita, Torino. Elegante, operosa e gentile. Ci accompagna Giuseppe Culicchia, scrittore, autore fra l'altro di Torino è casa mia, una sua personale guida alla città. Torino è una città sorprendente. Di sicuro Torino ha un patrimonio architettonico unico per il semplice fatto che è stata pensata dai Savoia e dai loro architetti come una capitale. Quando si viene a Torino per la prima volta e si vede questo centro storico barocco, liberty, questi palazzi così ben conservati, eccetera, si rimane molto molto sorpresi. Certo, ha cambiato molto i suoi ritmi di vita, perché con l'erosione della fabbrica, l'economia non è più tutta centrata lì, sull'industria dell'automobile. Si è investito molto nell'arte contemporanea, nella cultura in generale. Torino è diventata la città della Fiera del Libro, la città del Festival del Cinema. È cambiato, credo, innanzitutto l'atteggiamento dei torinesi verso la loro città. Da questo punto di vista il periodo delle Olimpiadi invernali è stato fondamentale, perché improvvisamente i torinesi hanno davvero riscoperto il luogo in cui vivevano. Direi poi che qui più che altrove si è conservata la tradizione dei caffè storici. Torino ne ha una decina e sono tenuti benissimo, sono conservati con grande rigore filologico in genere, e questo è davvero un qualcosa di unico in Italia. I torinesi per fortuna sono ancora falsi e cortesi, come vuole lo stereotipo. La cortesia si è persa per strada da qualche parte nel corso di questi ultimi decenni. In questo paese il torinese ha più pazienza, e quindi se gli si chiede un'informazione per strada te la dà volentieri, anzi ti aiuta, accompagna, si fa in quattro di solito.